Oggi è un giorno particolare perché il 23 di dicembre, come molti di voi ricorderanno, il Servizio Sanitario Nazionale è nato il 23 di dicembre del 1978, quindi oggi è il compleanno del nostro Servizio Sanitario Nazionale. E lì ci sono le norme guida, quelle che hanno dato vita a questa architettura, che ogni giorno medici ed infermieri e operatori sanitari con loro lavoro instancabile alimentano. E quella norma però traduceva l'articolo 32 della Costituzione e l'idea di universalità del Servizio Sanitario Nazionale, cioè l'idea che se una persona sta male, se un individuo è in difficoltà, non conta quanti soldi questa persona ha, non conta da dove viene, non conta di chi sia figlio, ma ha diritto ad essere curato. Questo è il Servizio Sanitario Nazionale italiano. E io penso che la campagna di vaccinazione che stiamo per avviare sta esattamente dentro questo solco e dentro questa impostazione. E allora io non voglio aggiungere altro, ma ci tenevo a farvi arrivare un mio messaggio di incoraggiamento, perché il lavoro che sta per iniziare ha veramente una portata di rilievo storico, nel senso che sarà probabilmente la più grande campagna vaccinale mai vista a livello mondiale, a livello europeo e chiaramente anche nel nostro paese. E quindi contiamo sulle vostre energie, sulla vostra passione, sul vostro servizio e io vi ringrazio sin da ora per il lavoro che avete fatto fin qui e soprattutto per il lavoro che ancora ci aspetta. Fatemelo dire in conclusione, io penso che l'Italia, nonostante tutto, nonostante le tante difficoltà che abbiamo vissuto, abbia dimostrato di avere nel Servizio Sanitario Nazionale davvero una pietra preziosa che dobbiamo difendere con tutta la forza di cui disponiamo. E sono convinto che anche in questi mesi che stanno arrivando dimostreremo con le nostre donne e con i nostri uomini di essere all'altezza della sfida che si profila di fronte a noi. Grazie e buon lavoro a tutti.